Ciao ragazzuoli! Allora, innanzitutto buon sabato. Questo video perché mi vorrei raccontarvi una cosa molto sgradevole che mi è successa ieri. E a dire la verità, al momento non mi viene neanche un titolo per questo video, forse alla fine del racconto mi verrà in mente. Comunque, vi racconto cosa mi è successo. Ieri dovevo fare delle commissioni, quindi sono andata con un amico e la mia compagna in questo posto, che questo nostro amico ci ha gentilmente accompagnato con la macchina. E praticamente questo posto era situato in un condominio. Io purtroppo non sono potuta entrare con loro per problemi di barriere architettoniche, c'erano due rampe di scale ripide, perciò ho detto ragazzi state tranquilli, vi aspetto in macchina, se c'è qualcosa vi telefono. Allora sono scesi, sono andati e Simone, il mio amico, aveva lasciato la macchina parcheggiata con le quattro frecce, no? A un certo punto io stavo giocando per intrattenermi, insomma, per ingannare l'attesa. Fino a che sento suonare un clacson, mi giro e vedo una giovane donna, anche piacente, che mi suona il clacson e io le dico col labiale, deve entrare? E lei mi fa capire che deve entrare e poi mi dice di abbassare il finestrino. E quando mi dice di abbassare il finestrino, io le faccio capire che non posso né abbassare il finestrino né fare altro, dicendo guardi, non posso, non riesco. Niente, questa qui, nonostante io le facessi capire in tutti i modi che non potevo far nulla, a parte chiamare il mio amico, come poi ho fatto immediatamente per fargli spostare la macchina, ha cominciato a insultarmi in tutte le maniere possibili, ma insulti pesanti, cioè che io davvero sono rimasta allibita, senza alcun tipo di senza parole, ecco. E per di più, come se non bastasse, oltre ai suoi insulti, sono subentrati gli insulti della figlia che mi ha dato pure della maledetta, insomma. Comunque, a parte questo, quando lui è arrivato, che è arrivato subito dopo 2 secondi che l'avevo chiamato, quando lui è arrivato, si è scusato con la stronza, la definisco così, perché solo una persona stronza si comporta in quel modo. Si è scusato con la stronza e gli ha detto, guardi, la mia amica è disabile. Non può far nulla. A queste parole lei è diventata colore bianco candido e non ha più cipato, ha sgranato gli occhi, non ha più detto una parola, insomma. Però vi ho raccontato questo perché vi confesso che anche se io a volte credo nella mia vita di averle anche un po' subite tutte, vissute tutte situazioni belle, situazioni molto brutte, molto avvilenti, come in questo caso. Ecco, forse ho trovato il titolo, Cose tristi. Ecco, questo video si chiamerà Cose tristi, spinte ovviamente sempre dall'ignoranza. Però ve l'ho raccontato, dicevo, perché mi sono sentita mi capita molto di rado che le persone o delle cose che mi succedono intorno siano in grado di colpirmi a tal punto da farmi sentire proprio, non so, male, una merda, scusate il francesismo, una merda, cioè completamente impotente in balia delle cose, insomma, è una sensazione molto brutta, ve l'ho raccontato perché, ripeto, mi ha fatto davvero male
e quindi perciò vi ho reso partecipe di questa cosa. Spero che non mi ricapiti mai più. Da una parte spero che se mi dovesse ricapitare, quando cerco in tutti i modi possibili di far capire che ho un problema, che quindi sono diversamente abile e non posso fare niente, spero che se mi dovesse ricapitare un'altra volta, la persona capisca e quindi eviti di insultarmi e soprattutto, cosa ancora più brutta, farmi insultare anche dai suoi figli di 4-5 anni. Perciò. Con questo io comunque vi auguro un felicissimo e sereno fine settimana. Io tra poco uscirò perché è una bella giornata, vado a farmi la mia solita passeggiata, che almeno non penso e non ho più questi pensieri tristi. Quindi niente, sapete che potete scrivermi nelle conversazioni, quindi scrivetemi. E come sapete, ci risentiamo senza dubbio molto presto. Ciao!